Riglianella, provincia di Napoli, il terreno della famiglia Di Maio è qui. Sono andato io una volta a pulire là con il trincio. Diciamo più che l'hanno messo a posto che era abusivo. Ma là sono anni. Eccoli i quattro manufatti abusivi. Un deposito qui a destra, un altro subito dopo, l'altro a sinistra e in fondo quella che Luigi Di Maio ha definito la stalla, che diventa un villino con il porticato sotto il quale si poteva cenare. E sui terreni Di Maio c'è anche un campo di calcio che utilizza però il centro sportivo a fianco, ma in affitto? Pagate qualcosa? No, niente, è gratuito, anzi noi manteniamo così e la signora ce l'ha dato. C'è un documento scritto, no, qualcosa che lo attesta? No, non c'è nessun documento, è una cosa verbale fatta così. Questa invece è la masseria dove ha vissuto da bambino il padre di Luigi Di Maio, un rudere ma non abusivo. E queste sono le aree di abbandono dei rifiuti, poste sotto sequestro dal comune insieme ai quattro immobili abusivi per i quali è già partita la procedura per la demolizione. Noi tutti i cittadini trattiamo tutti allo stesso modo. Chiunque indietro a un reato, chiunque esso ci sia, noi lo trattiamo allo stesso modo.